faccio vedere. Avevo cominciato pensando di fare del fotoreportage. Chiesi il permesso al comune di poter fotografare, perché era il momento in cui Giacomelli imperava, sì, esatto, e io l'ammiravo, di poter andare nel nostro ricovero per fare delle fotografie. All'ospizio. E lì come Giacomelli, ce n'è uno o due sul nero perché erano in controluce, ma in tutto il resto non cercavo il nero. Poi mi sentivo un intruso nelle stanze di questi anziani, il nostro ricovero era un 10 stelle rispetto ai ricoveri generali delle Marche, dove c'era, sì, Giacomelli. Esatto. Allora, a un certo momento, una mi ha guardato, e ce l'ho la fotografia, ed è tutta sul bianco, e mi guarda così. Io ho detto no. E no. Penso sia uscito. Loro, anche se non lo sanno, io non voglio. E allora ho smesso. In contemporanea mi chiedono al teatro di seguire certe rappresentazioni. Proprio a 360 gradi, la macchina teatrale. Tutto. L'hai fatto per 17 anni. È un periodo, sì, molto lungo questo del teatro. Ecco, a questo punto, lì, siccome era nato l'Ater Balletto e la scuola di danza internazionale, perché Reggio in quel momento faceva passare la politica culturale attraverso il teatro, quindi era il teatro più importante d'Italia. E cominciai con la danza e il mimo. Il santino della ballerina con le ditina così, con le ditina. Assolutamente no. Cerco l'uomo, la donna, insomma, cioè cerco l'essere umano. E di lì ho detto, quindi io utilizzerò il nero per evidenziare, per poter evidenziare il bianco e il nero, ma anche tutta l'altra gamma dei colori, in realtà, perché il nero assolutamente li include tempo, tutti, esatto, in quanto negazione comunque li include tutti. E quindi da lì poi, quando ho cominciato a fotografare le archeologie andando per i musei dappertutto, ho fatto la stessa cosa. Il nero deve coprire tutto quello che chi guarda con il suo immaginario pensa, perché il tuo immaginario dietro a quel nero legge a seconda della tua cultura, della tua persona e dei tuoi sentimenti. Lui un altro, lui un altro. Quindi la fotografia non deve finire nel supporto cartaceo,
ma deve continuare. Nella stampa tua anche il soggetto umano sotto certi aspetti diventa come fosse una statua in relazione alle statue delle varie musei che tu hai fotografato. Bravo. Mentre quando poi ho fotografato i musei, se c'erano delle sculture di esseri umani, diventavano persone. Esatto. Perché, ripeto, gli esseri umani diventavano statue e le statue diventavano persone. Perché molti mi hanno chiesto, proprio quando ho fatto delle mostre, ma è veramente una statua? Perché io vedo la tenerezza dell'anima, insomma, della figura. Infatti, ma appena finita la guerra, mia nonna, ancora che viveva con me, mia madre e mio papà, mi riaccompagnava e io ho visto tutti i film degli anni 30 e 40 tedeschi, americani, in bianco e nero, con dei neri da paura, infatti facevano paura perché c'erano sempre in mezzo assassini, eccetera. Quindi per me è stato la personificazione del nero. Ti ha rafforzato le tue convinzioni. Senza saperlo. Per il fatto che la fotografia deve continuare al di fuori. Ne avevo la certezza, ma in più negli anni 90, quando ho visto il film di Woody Allen, che mia moglie non ama, La rosa purpurea del Cairo, che io consiglio a tutti di vedere, perché ad un certo momento gli attori che fanno lo spettacolo escono dallo schermo e continuano un'altra storia. Allora ho detto, se una testa come quella di Woody Allen pensa così, evidentemente anch'io ho pensato giusto. Esatto. Non faccio lo sparanino che poi... e faccio uno scatto o massimo tre. Fai quello. Io uno. Trovo il soggetto. Dico, questo è il soggetto. E questa, ci ho girato intorno, dico, e questa è la visione che mi interessa. Allora faccio tre fotografie, tre scatti con quello che mi dice l'esposimetro. Tre scatti sotto e tre scatti sopra. Di modo che io posso sacrificare. Sì, ho capito. Sì, capisci? Sì. Quello che lei richiede come sforzo da parte di chi la osserva è, diciamo, il prerequisito che deve avere qualcuno che guarda le sue foto. Qual è? Cioè, quale preparazione culturale ci deve essere dietro, ammesso non concesso che lei la richieda? Sì. Sia di fotografia che di storia dell'arte, che include cultura e tutto quello che è importante. Quindi quello che lei richiede è una sfida, diciamo, una sfida culturale, una sfida concettuale. Sì. Cioè, chi guarda le sue foto si deve porre qualche domanda. Sì, ma per ogni mostra che faccio c'è la didascalia. No, l'introduzione. Okay. C'è l'introduzione, perché se qui metto inquietudini e poi sotto un testo,
che in genere non faccio io, ma faccio fare a degli amici storici dell'arte. Adesso vi voglio far vedere come funzionano. Solo il maestro amo Dio, quando è stato lui il maestro del balletto, si è soffermato, ha capito e mi ha fatto fare alcune fotografie specifiche delle mie. Ma tutti gli altri maestri del ballet guardavano le mie fotografie e dicevano: ah, ma la ballerina ha le dita così, no, beh, certo, e non così. No. Poi... c'ha il ditino alto, non c'ha il ditino alto. Ma quello... perché poi camminare nel nero veramente per tanto tempo, tu hai un senso anche di smarrimento, sì, di vertigine. Io l'ho approvato. No, ma ci sta, ci il sta. Nero lo associa anche al silenzio, in qualche maniera. Assolutamente, sì. Anche alla paura, però. Anche alla paura, sì, certo. E poi la paura viene da bambino, no? E l'uomo nero. Ma no? Anche i film che avevo visto. Esatto. Ma anche proprio il concetto di cinema, la sala scura. Io ho cominciato a leggere abbastanza presto, ma mia sorella, che era 5 anni più grande, mi ha cominciato a leggere i libri di Emilio Salgari, eccetera. Sì, Corsano Nero, magari. Ma tra gli 8 e i 9 anni mi arrangiavo io a fare le letture. Sì. E naturalmente erano libri di avventure. Sì. I misteri della giungla nera. Sì. Ecco, anche perché magari c'è questo filone di nero, di scoperta, di animali. Quindi diciamo, anche molta letteratura. Io ci vedo molto bene. Chieda a mia moglie se leggo o no. Sì, io lo vivo, signora, sì, quindi mi fido. Quindi io ci vedo anche molto Conrad, per esempio. Infatti, ma delle volte... Joseph Conrad. Quando... Cuore... È Cuore di Tenebra. Questo lavoro è molto Cuore di Tenebra. Come esempio, poi la sua produzione è Cuore di Tenebra, perché si vede che c'è tanta passione per la Tenebra. Ma per il resto, così come dico a tanti giovani che mi vengono a far vedere le fotografie, oppure anche a quelli dove darò i vostri nomi in CAC VIRT, se le linee sono contenti, ma non potevo fare altrimenti, allora non si fa la fotografia, dico, e poi non me lo puoi dire, perché io immagino dalla tua età che tu lavori in digitale e tu puoi assolutamente drizzare le linee cadenti. Sì, bello, sì. Quindi è solo pigrizia. Pigrizia. Ah, non sono mica tanto. Pensa lei della fotografia fast food, perché adesso siamo, come l'ha definita, giusta, c'è una definizione calzante. Nel senso che adesso la fotografia... E la possiamo chiamare fotografia? Ecco, e se la possiamo chiamare fotografia? Infatti, dato che la fotografia adesso è massificata, possiamo, cioè è vittima di un fenomeno di massificazione, per dirla tutta. Tutti sono fotografi adesso, col cellulare, con macchine fotografiche. È diventata troppo democratica. Esatto, e si può ancora parlare di arte in fotografia, in questo caso. Nell'era contemporanea bisogna vedere lei il prodotto. Quello che è necessario è vedere il prodotto su carta
e lì tu puoi dire è arte o non è arte. Quindi secondo lei qualche speranza c'è di avere un buon prodotto nonostante... Nonostante tutto, la ma molto molto meno. Io ad esempio tollero, ma non condivido, il fatto che si faccia una suddivisione tra le fotografie di reportage, che è ancora la regina della fotografia, è la fotografia umanistica. Poi è saltato fuori la street photography, che non è altro che il reportage senza far fatica, perché giri, vedi la macchietta o vedi qualcosa che succeda, fai e la chiami street art. La street art è comunque, è assolutamente e dovrebbe essere contenta alla nobiltà del fotoreportage, che ripeto è ancora la regina della fotografia. Il problema è... Questa è la prima. Ora lei perché ce l'ha detto che è judo? Sì. Ma se noi lo mettessimo senza alcuna didascalia all'interno di questa raccolta qua, potrebbe tranquillamente essere una statua, qualcosa preso dal un'immagine teatrale, un qualsiasi lavoro. È che non ce l'avevo ancora. Lo so, però dico, la rispecchia perfettamente, cioè il suo stile, c'è lo stesso rigore, lo stesso amore per il particolare che richiama il tutto, quello che diciamo nelle figure retoriche chiameremmo la sinedoche, la sì, parte per il tutto. Bravo, bravo, bravo. C'ho due libri su queste cose, che ogni tanto mi viene un dubbio, allora vado per non fare delle... No, si figuri. Delle citazioni sbagliate. Allora, questi sono i due combattenti che cercano di alzarsi per vincere la gravità terrestre. È sempre la sfida che si diceva. Scusami, una domanda semplice. Dimmi. La grana è inevitabilmente dovuta agli ISO, al negativo e così via, però contribuisce tantissimo. Vabbè, adesso col digitale sarebbe una perdita, non avere. Io la cerco. Ma lei? Queste sono in digitale. Ah, ecco, infatti stavo anche per chiederle. No, queste sono in digitale. Okay. Anche il digitale, se vuoi, ti simula una grana. Ovviamente non come granula d'argento, magari, non simile. Ma... Solo per dirvi come stampa il mio stampatore. Poi comincia già ad alzarsi. Che carta è? È una carta plastificata questa qua? No. Barità. Questa è la Fine Art. Ci dovrebbe essere scritto. Vasco Scodinamera, 15 omaggio e in carta barita. Baritata, ok. Se si era fatta, se c'è la riproduzione. Aggetto di inchiostro. Qui. Ormai la gravità terrestre è totalmente sconfitta. Come un banale incontro, chiamiamolo banale, così, diciamo, diciamo, comune. Diventa un'opera d'arte. Assolutamente, guarda. Non trovi d'accordo. Qui comincia prima. A essere gettato per aria, insomma. Perché questo è Uke. E quello là è Torin. Uke è quello che subisce la tecnica. Mm-hmm. Perché qui è tutto combinato. Perché il kata, siamo d'accordo, ci muoviamo in questo modo. Tant'è vero che Klein dice
non è una lotta, ma è una danza. Beh, qua è la metafisica applicata, è qualcosa di fisico che diventa... Che poi, ecco, questa scelta, non so, del laterale, è una sorta di uscita o entrata? È la foto che continua. Una foto... Ha sempre lo stesso principio. A parte questa che è centrale. Perché è centrale? Perché finalmente... Dave Klein voleva sempre essere quello che viene proiettato in un combattimento sconfitto. Lui qui riesce veramente a fare la levitazione e per un attimo fermo nel vuoto. È lì che vince la gravità. Parentesi, i giapponesi, lui tornando qui in Europa, raccontava che i maestri giapponesi stavano seduti, sai, così, no? E poi quando si muovevano, levitavano e giravano sul tatami. Balla colossale. No. La levitazione non esiste. Ma lui probabilmente era talmente preso che li vedeva nella sua mente così. Ma probabilmente il concetto di levitazione che lei riesce a fare fotograficamente, lui, cioè la filosofia lo intende dal punto di vista mentale. Ti alzi e vinci la gravità solo quando ti liberi tutti i pesi di ciò che ti arrena. Sì, sì, sì. In questo senso.